classe dirigente che si è battuta in questi mesi per portare un atto di coerenza con una scelta precisa e quindi partecipare a questa campagna elettorale che sarà difficile, con una scelta chiara che è stata quella di fare l'alleanza con il centro-sinistra e con il PD. Io so che ci saranno molti, è arrivato il Presidente Bettinari, a cui diamo il benvenuto. Abbiamo iniziato proprio in questo momento, iniziato con un ringraziamento all'impegno che hai dato e che hai avuto insieme a tutto l'UDC per questa battaglia, che poi è la battaglia della chiarezza e la battaglia della coerenza. E noi abbiamo letto molto in questi giorni sui giornali e c'era l'oggetto misterioso: ci sarà, non ci sarà, l'oggetto del desiderio, l'oggetto del contendere, c'è. Lo scudo crociato, il simbolo dell'UDC a cui noi siamo felici di partecipare a questa campagna elettorale, nel quale crediamo fortissimamente, c'è ed è da questa parte, dalla parte giusta, dalla parte della coerenza. Vedete, questa sarà una campagna elettorale dove ci scontreremo su due cose importanti: il programma e la coerenza. La coerenza di chi ha governato negli ultimi anni in questa regione con il centro-sinistra, la incoerenza di chi invece in questa regione negli ultimi 10 anni è stato dall'altra parte, è stato dalla parte opposta rispetto a dove sta oggi. E io dico soltanto una cosa, e lo dico con un profondo disagio e con grande tristezza e grande amarezza: ma come può un uomo che è stato 10 anni al governo di questa regione, dal 2005 al 2010, addirittura con i comunisti italiani e con la Fondazione Comunista, oggi allearsi con la destra addirittura macerata, portando il marchio di Marche 2020 con Casa Paolo, dove ci sono addirittura dei rappresentanti, definiamoli autorevoli tra virgolette, che sono candidati anche a Macerata nella lista comune, alleati con Casa Paolo? Questa è la incoerenza, questa è la gestione del potere per il potere. Il nostro programma dice soltanto una regione che guarda verso il futuro. Il titolo del loro programma sarà la gestione del potere. Io voglio spendere soltanto due parole, poi lascio a Pettinari e agli altri amici dell'UDC. Ma ricordo male o ricordo Francesco Massi, a meno che non sia un sosia, nel 2005 quando a Piazza del Papa plaudiva e urlava facendo tremare la statua del Papa con insieme a Silvio Berlusconi contro Gian Mario Spacca? Ricordo male o Francesco Massi è quello che era capogruppo del PDL di Forza Italia, che ogni giorno criticava, c'è l'assessore, vuol dire i consiglieri regionali, criticava l'operato di Spacca in regione? Ricordo male la elezione di Massi nella PDL e oggi ha aderito a un progetto nuovo, che è quello del nuovo centrodestra e di Area Popolare? Dico anche una cosa con grande serenità: il progetto di Area Popolare è un progetto giusto, è un progetto che noi speriamo che un giorno possiamo condividerlo, ma siccome cammina sulle gambe degli uomini, evidentemente gli uomini che fanno parte delle aree popolari in questa regione sono uomini sbagliati e che sono uomini incoerenti. Due parole voglio soltanto spenderle su Forza Italia. Ma io direi che come è pensabile che un coordinatore regionale che ha definito Spacca per 10 anni il male peggiore, addirittura lo ha definito il bugiardo di Molière, forse voleva dire il bugiardo di Carlo Goldoni, ma evidentemente forse si legge poco in questa regione, oggi è diventato addirittura il candidato di Forza Italia, quando è stato per 10 anni criticato? Questa è la bacheca dei paradossi, dove ci si iscrive solo ed esclusivamente pensando alla gestione del potere. Quello che noi